Bene, Maurizio, se vuoi introdurre allora lo show Beh, finale, diciamo. no, cioè adesso c'è Milena che ci presenta un nuovo argomento. Bene. Ma sì, diciamo che questa seconda parte, visto che magari è un po' la conclusione di questo primo giro di incontri che ci sono stati, voleva essere un'occasione per rivedere brevissimamente tutto quello che in sintesi abbiamo detto, soprattutto facendo un po' un focus sulle domande che vogliamo porre ai cittadini, abbiamo posto, insomma, facendo un po' di incontri tra di noi, ci siamo chiesti se è emerso che forse siamo stati dati molte informazioni e magari in certi punti la partecipazione, vuoi per le modalità, magari può essere sfuggito qualche cosa. Quindi proviamo un attimo a rivederli, magari anche uno alla volta, tema per tema. Adesso sto condividendo. Allora, dunque, si vede? Sì, certo. Ok, sì, quindi ricapitoliamo solo un secondo, proprio perché questi incontri sì, sono informativi, ma sostanzialmente vogliono essere degli incontri partecipati per cogliere gli spunti, le idee dai cittadini, come in effetti è anche avvenuto. E quindi i temi che avevamo proposto all'inizio a maggio erano questi: energia rinnovabile e biometano, fruizione partecipata delle aree verdi, piste ciclabili e mobilità sostenibile, che poi hanno preso forma in questi incontri. Quindi il 28 maggio progetto del biometano, e l'11 giugno mobilità ciclabile e nuovi progetti che l'amministrazione sta per portare avanti. 18 giugno abbiamo parlato di aree verdi e cittadinanza, quindi delle modalità per condividere anche questi spazi. 25 giugno, giovedì scorso, la mobilità sostenibile, in particolare l'elettrico. E poi oggi, che col tema che ha appena presentato, le due sare, appunto, volevo richiamare il fatto che tutta la documentazione, c'è già in buona parte, comunque continueremo a metterla sul sito del comune. C'è proprio uno spazio dedicato a questo percorso partecipato. Continueremo a mettere lì anche le slide, anche credo le registrazioni fatte anche per spezzoni dei vari incontri, in modo che chi non ha potuto partecipare o chi è interessato a comunque a entrare in corsa adesso per poi poter dire la sua, chiaramente lo potrà fare. E quindi io adesso andrei a presentare proprio molto brevemente, perché appunto le slide ne abbiamo viste tante, e progetto del biometano, cosa avevamo detto? Inquadrato un po' il problema, ovvero sostanzialmente per noi sarebbe una risposta al problema dell'inquinamento delle falde per l'eccesso di nitrati che c'è nella nostra zona, dato essenzialmente dagli espandimenti che avvengono sul territorio per la concimazione dei campi, che spesso sono eccessivi e porta insomma a una crisi del sistema idrico, perché appunto sono concentrazioni molto elevate. La proposta era stata che il comune sta cercando, insomma, studiando da molto tempo, è quella di un impianto di biometano. E abbiamo presentato la Intanto è zona stato del inserito nelle opere, dopo la riunione è stato inserito. Infatti avevo messo qui dove, come, quando, dove la zona no, a nord-est di Monticelli, come lo vogliamo realizzare noi, come un'opera pubblica, di partenariato pubblico-privato, quindi con i finanziamenti di privati, quando a giugno è stato inserito, a seguito appunto dell'incontro, nel piano triennale delle opere pubbliche. Questo è stato un incontro più informativo, insomma, chiaramente, perché la decisione, chiaro, anche facendo seguito all'incontro, però è una decisione, insomma, un desiderio dell'amministrazione che l'amministrazione ha messo in programma da tempo. E sostanzialmente, però, si chiedeva ai cittadini se si voleva rispondere a eventuali dubbi, perplessità o interesse, e quindi chiedevamo se era stato esaustivo l'incontro e se si desiderano maggiori informazioni, e poi ci si rivolgeva anche. Ci rivolgeremo anche con altri metodi, con altri canali, alle aziende agricole e anche alle
all'industria agroalimentare del territorio e anche del territorio limitrofo, per proprio cercare di coinvolgerli, perché ci sarà un percorso apposito che questo progetto Prosumer Bio, che sta partendo, è già partito e adesso si comincerà a concretizzarsi con degli incontri, verranno fatti proprio dei tavoli di lavoro con dei soggetti, con tutti questi soggetti che potrebbero essere interessati in vario modo, chi a conferire materiale e refugi zootecnici, chi i propri scarti della propria produzione, si cercherà insomma di mettere a punto per riuscire a davvero a concretizzare la cosa. E quindi non so adesso se su questo aspetto, non so neanche io bene come gestire la cosa, se ci sono dei desideri di approfondire qualche cosa, insomma, può essere già questa l'occasione, oppure comunque avendo tutta la documentazione a disposizione rimane sempre aperto, insomma, a eventuali segnalazioni, a eventuali richieste. Sì, appunto, ribadisco che tutta la documentazione poi si può trovare e in ogni momento i cittadini potranno aggiornarsi e guardare quello che è stato fatto, quindi possiamo anche andare avanti in questa fase. Il secondo incontro era quello sulla mobilità ciclabile, quindi abbiamo innanzitutto presentato i progetti nuovi, in particolare quello che prevede la riqualificazione del quartiere La Fratta e del collegamento ciclabile con Montecchio. E si è parlato poi, cioè, con anche l'amministrazione di Parma, della possibilità, insomma, di fare un collegamento tra Monticelli e Pilastrello. E poi abbiamo presentato il tema del biciplan, che potrebbe essere proprio una risposta, diciamo, per uno strumento per riuscire a fare una pianificazione organica di tutte le misure, sia strutturali che invece di promozione, informazione, educazione, per riuscire a promuovere l'uso della bicicletta e per tutte diciamo, gli aspetti che può avere, turistici, ricreativi, sportivi, ma in particolare, visto che stiamo parlando di PAES, di energia, di ambiente, l'ideale sarebbe davvero riuscire a promuoverlo in modo alternativo all'uso dell'auto e nello stesso tempo migliorare la sicurezza dei ciclisti. Quindi anche qui ci rivolgiamo ai cittadini, perché appunto, dovendo costruire questo strumento, cerchiamo di cogliere da chi vive a Montechiarugolo i suggerimenti per appunto magari andare prima in una direzione piuttosto che in un'altra, capire cosa viene percepito come più carente e quindi qui ho proposto un po' le domande in sintesi, cioè chiediamo che cosa ritenete che il comune debba fare come prima cosa o di più, insomma, concentrarsi soprattutto su fare nuovi percorsi ciclabili in sede propria, quindi lungo paralleli alle strade ordinarie, un percorso protetto, ragionare invece, concentrarsi di più sui collegamenti mancanti con i comuni vicini. Era emerso il tema della manutenzione di certi tipi di percorsi naturalistici come la Voladora, dove in effetti ci stiamo affidando molto già adesso anche agli interventi dei volontari. E cercare invece di ragionare su una rete di itinerari ciclabili intesi come spezzoni di diversi tipi di viabilità che però riescono comunque a garantire una continuità anche da parte delle biciclette, quindi cercare magari di mettere in pista degli interventi sull'esistente, cioè su strade già esistenti, carrabili, però magari ridurre la velocità, limitare il traffico, in modo che il ciclista, collegando un tratto di pista ciclabile, un tratto di strada magari al limite dei 30, sia comunque sicuro e possa raggiungere i luoghi dove vuole andare. Carenza di parcheggi dedicati, in effetti non ce ne sono, vogliamo capire se è questo un elemento che blocca il cittadino oppure se non è particolarmente interessante la cosa. E infine anche se si ritiene utile l'attività di formazione, informazione con le scuole, di promozione, insomma, per stimolare il diffondersi della cultura che abbiamo visto, è emerso anche l'altro incontro. Sì, c'è sempre stato in Emilia Romagna, ma magari un po'
quella tipologia di vita che facciamo si è un po' persa e bisogna andarla a riprendere. E ci siamo rivolti, ci rivolgiamo ai cittadini singoli, alle associazioni, anche per capire se c'è da parte loro una disponibilità a contribuire, a dare una mano, ad associarsi magari per riuscire a gestire meglio certi tipi di percorsi naturalistici, dove in effetti, essendo lunghi, ampi, estesi, magari anche potrebbero crescere e aumentare se trovate nuove forme, insomma, è utile sicuramente per il comune avere un appoggio di associazioni, di volontari che ci danno una mano nella gestione. E poi il tema del bicibus e del piedibus, nell'ottica sempre della promozione, di lavorare con le scuole, l'educazione alla bicicletta, anche qui chiaramente era interessante capire se c'è interesse a fruire di questo tipo di servizio, ma anche a dare una mano per costruirlo. Quindi anche qui magari mi fermo un attimo per vedere se ci sono delle, da parte dei presenti, qualche cosa, qualche commento, qualche punto magari particolare su, che vogliono sottolineare, di cui vogliono sottolineare l'importanza. Sì, esatto, diamo uno spazio. Se posso? Sì, prego. Sì, buonasera a tutti. Sì, quello delle pedibus, diciamo, tutta la parte legata alle biciclette, secondo me è molto interessante. Abbiamo visto anche nella presentazione che è stata fatta anche che può essere fortemente incentivata con azioni legate alla disponibilità, per dire, di rastrelliere per biciclette o magari di chiusura, insomma, diciamo, ragionata dei flussi del traffico del paese, penso a Monticelli. Quindi per quanto riguarda invece il pedibus o i bicibus, sì, sono un papà che vedo la situazione delle scuole, credo che sia decongestionare la zona delle scuole, ovviamente andando incontro alle esigenze dei genitori la mattina, credo che sia di grande giovamento a tutti, ecco, non solo ai genitori, perché il traffico legato in alcuni punti è molto intenso, quindi io spero che coinvolgendo le scuole private, pubbliche e trasformando questa, diciamo, questo concetto in qualcosa di continuativo veramente, che un'eventuale, diciamo, non partenza non pregiudichi la bontà del progetto, e non riproporlo periodicamente sarebbe un peccato, secondo me, perché nell'ottica di fare educazione sia verso i bambini che negli adulti, secondo me sono ambiti molto importanti. E da padre io ho scoperto che quei 10 minuti che si possono dedicare a fare 2 passi in più al mattino sono un buon inizio giornata, ecco, sia per i bambini che per gli adulti. Quindi mi piace molto questo progetto, spero che veda la luce. Grazie. Sì, direi poi che anche i questionari dedicati, come abbiamo visto e commentato anche oggi pomeriggio, la risposta di molti, insomma, fa ben sperare che si riesca a partire. E quindi quello direi, anche sentita l'assessore Scalvenzi, andremo avanti. E sì, nel frattempo Milena ha messo in chat il link al questionario della serata sui temi e sulla valutazione della serata, e quindi invito a, insomma, chi non l'ha ancora fatto a compilarlo, se non adesso, insomma, appena può, così ci dà un orientamento un po' su come la pensano le persone, insomma, che hanno collaborato a queste serate, hanno partecipato. Sì, perché poi se non sbaglio ci eravamo dati un po', abbiamo pensato, insomma, ormai è luglio, vediamo che magari l'affluenza è anche un po' più scarsa rispetto alle prime serate, perché probabilmente l'estate porta ad uscire, eccetera. Pensavamo di lasciare tutta la documentazione in visione, direi, per tutto luglio, no? E anche buona parte di agosto, e poi fare un po' un punto su tutte le risposte che si sono avute, insomma, quindi abbiamo questo tempo per raccogliere tutti gli spunti che arriveranno dai cittadini. Io andrei avanti magari a vedere un attimo la serata successiva, che era Reverdi e Cittadinanza, e abbiamo parlato dell'importanza del verde urbano, dell'importanza del fatto che sia
fruito dai cittadini il più possibile, di come sia necessario e importante anche coinvolgere i cittadini nella gestione e anche nella progettazione, cioè nell'individuare magari delle funzioni che ad oggi non sono disponibili e cercare di andare a colmare quindi queste lacune con delle idee nuove, dei progetti nuovi di cui i cittadini si possono fare proprio promotori. E poi parlando di verde, abbiamo parlato anche della necessità di tutelare e implementare chiaramente il patrimonio arboreo per tutti i benefici che sono connessi. E la proposta che abbiamo presentato era innanzitutto dal punto di vista proprio dell'amministrazione, quella di dotarsi di un regolamento del verde che ad oggi non c'è, allo scopo proprio di garantire una maggior tutela delle alberature sia pubbliche che private in generale, quindi magari prevedendo delle norme più stringenti come obblighi di ripiantumazione che andranno poi quindi a rendere necessario individuare delle aree che potrebbero diventare dei veri e propri boschi urbani dove potranno ripiantumare anche quei cittadini che magari non hanno la possibilità, non hanno lo spazio nel proprio giardino. E all'interno di questo regolamento del verde c'era un regolamento, insomma, un appendice per l'uso partecipato e condiviso delle aree pubbliche. Quindi qui abbiamo aperto il tema dell'utilizzo delle aree, di possibili nuove funzioni, abbiamo parlato di aree uomo-cane, proposto anche effettivamente già delle sorte di progetti di fattibilità di alcune aree a Monticelli o a Basilicanova, abbiamo parlato di orti condivisi, era emersa anche la proposta di un'associazione, l'ANSPI di Montechiarugolo, di realizzarla appunto nella frazione di Montechiarugolo. E poi c'è stato un intervento che ha presentato tante idee e spunti per l'uso partecipato e condiviso di queste aree verdi per renderle più vive, più vissute, con attività interessanti, educative per le famiglie. E quindi, sempre per lo zoom su che cosa chiediamo ai cittadini, allora innanzitutto in questa serata erano state abbastanza chiare le domande proprio perché le proposte erano già abbastanza avanzate e quindi il discorso se c'è interesse a questa realizzazione di queste aree uomo-cane anche nelle zone che abbiamo noi proposto. E soprattutto, insomma, e anche se come cittadini o associazioni c'è la disponibilità a rendersi parte attiva, quindi a non solo a utilizzare queste future aree cani, ma anche a realizzarle, a collaborare alla realizzazione e alla gestione. Stesso per gli orti condivisi, quindi era già pervenuta questa offerta, insomma, questa proposta dell'ANSPI. Su Montechiarugolo chiaramente chiediamo se nelle altre frazioni, le altre associazioni, i cittadini sarebbero interessati. Dopodiché sì, le proposte di tutti fuori, l'associazione, se chiediamo ai cittadini se sono interessati, se sarebbero interessati che il comune sviluppasse questi tipi di progetti educativi per la fruizione condivisa del verde urbano. C'era stata poi la domanda diretta già fatta con un sondaggio, il discorso se si desidera che il comune aderisca all'iniziativa Città Libera dai Pesticidi, quindi si impegni a fare ancora di più, perché chiaramente già ad oggi il comune, viste le normative, può utilizzare praticamente nessun pesticida, nessun erbicida, tranne casi molto limitati, e con l'adesione a questa iniziativa il comune si impegna a limitarli ancora di più e anche a fare delle azioni verso il territorio, verso i terzi, insomma non solo su se stesso ma anche verso i privati per andare verso un abbandono graduale dell'uso dei pesticidi in tutti i campi. E anche qui quindi ai cittadini chiediamo
se c'è questo interesse, quindi che si sviluppi questo sistema dove appunto riusciamo a gestire le eventuali proposte, le eventuali disponibilità dei cittadini per accollarsi, offrirsi di collaborare alla manutenzione di alcune aree, in diverse modalità abbiamo visto, e anche se c'è l'interesse o qualche idea di proporre qualche progetto di riconversione di aree verdi. E, non so non, se appunto qualcuno vuole dire qualche cosa, intervenire su queste tematiche. Sì, diamo uno spazio anche qui, qualche attimo di spazio. Non vedo domande particolari. C'è una domanda sui cavi elettrici a cui ha risposto Maurizio. Non so se lo vuoi riprendere. Non è che ho risposto, più che altro volevo capire se sono i cavi elettrici quelli che stiamo usando adesso, ma comunque in certe situazioni vengono usati per fare girare i dati, ma non penso che potranno mai sostituire la fibra, insomma. In certe situazioni vengono usati per far andare l'illuminazione, ma si chiama tecnologia onde convogliate, se non ho capito male, però non è un argomento, diciamo, direttamente connesso alle rinnovabili, ma solo all'uso dei cavi elettrici, diciamo. Ok, allora possiamo proseguire, direi non c'è altro, non vedo altro. Sì, allora passiamo a giovedì scorso, dove abbiamo parlato di mobilità sostenibile, vabbè, introdotto il perché parliamo di traffico, insomma, sono tematiche conosciute, viste le grandi emissioni legate al traffico dei veicoli, sulla qualità dell'aria e anche a livello globale sugli effetti climalteranti. E quindi la necessità intervenire subito per cercare di operare una riduzione generale del traffico e per il traffico che rimane cercare di passare a veicoli che abbiano un minor possibile impatto ambientale. E anche questa è stata una serata un po' più informativa, chiaramente, dove quindi abbiamo dato un po' ha fatto una carrellata su quello che c'è, su quello che si può fare, si può implementare per cercare di incentivare sempre di più l'abbandono all'utilizzo dell'auto privata con soluzioni come l'incentivazione della mobilità ciclabile pedonale e il discorso del mobility management che dovrebbe andare quindi a studiare, ad analizzare e a pianificare questa mobilità alternativa, la riduzione di questi spostamenti di auto private, sia per quanto riguarda spostamenti casa-lavoro, spostamenti casa-scuola. Abbiamo parlato di smart working e dei benefici che abbiamo visto in questi ultimi mesi sull'ambiente e sul traffico in generale, quindi anche questo come una possibilità da non perdere di vista. Abbiamo parlato di car sharing con la presenza di InfoMobility che ha fatto tutta una carrellata delle attività che hanno loro, delle proposte che hanno loro. Chiaramente un conto è il Comune di Parma, un conto è Montecherubolo, però possono essere degli spunti, ecco. E, dopodiché abbiamo parlato appunto dell'elettrico, abbiamo avuto questi interventi interessanti su esempi di auto elettrica di vicinato, gruppi d'acquisto, parlato delle reti problematiche legate alle reti di ricarica. E quindi ai cittadini, anche qui l'incontro era soprattutto informativo, comunque è importante per noi a questo punto sapere se i cittadini ritengono interessante che Montecherubolo si attivi per ragionare sul discorso car sharing elettrico, chiaramente coinvolgendo delle associazioni del territorio, quindi ci rivolgiamo direttamente anche a loro. Se è interessante invece il discorso dei gruppi d'acquisto, vista anche la disponibilità di quelli che erano presenti alla sera,
se ritenete utile, interessante, sviluppa, insomma, mantenere i contatti con questi soggetti che erano presenti o con altri, o comunque se sono interessati alla creazione di questi gruppi di acquisto per i veicoli ibridi o elettrici. Discorso delle reti di ricarica, cioè se si avverte l'esigenza, se attualmente è percepito come un limite il fatto che non ci siano colonnine, se quindi si ritiene che il comune debba attivarsi e se si ritiene opportuno che questa rete di ricarica sia comunale. Questi erano un po' gli spunti della serata di giovedì. Qui io appunto vediamo se ci sono dei contributi, se no comunque lasciamo tutta la documentazione e vediamo se nel tempo arrivano altri spunti rispetto a quelli che sono già arrivati. Sì, c'era, mi ricordo quella serata lì, c'era presente anche il gruppo dell'ACI di Tortiano, non so se c'è qualcuno stasera, no, che quella serata là so che si erano preparati con una riunione anche precedente, quindi se qualcuno di loro volesse intervenire, sempre che sia presente, in modo da contribuire, insomma, a quel dibattito che poi in quella serata non c'è stato tanto, no, perché c'erano molti interventi, molti relatori. Però non so, ecco, non so se c'è qualcuno. Avevo visto Mauro prima, ma non c'è più e non so se ci sono altri. Ma io adesso so che la cooperativa sta organizzando un incontro proprio col gruppo di Parma. Quando verrà fatto daremo comunicazione, perché diventerà un incontro del PAES, ovviamente, e anche se è organizzato da loro, come giusto che sia, perché c'è stata la proposta, loro come associazione hanno risposto e quindi bene. No, per il resto rimandiamo alla sezione di Immagina il tuo paese del sito comunale, che cercheremo di presentare in modo un po' più completo di come adesso, con tutti i documenti che in gran parte ci sono e anche con gli esiti dei questionari, come diceva Simone.